Oggi abbiamo l'emozione di sperimentare un servizio che è ormai operativo sulle nostre linee, che è un servizio in cui abbiamo creduto molto come regione, come territorio, il motivo per cui accanto a me c'è il sindaco di Vrafogliato, c'è Bruna Sibille, che con me ha una storia anche importante nella fase di elettrificazione del tratto da Alba a Bra, che è stato quello che, realizzandolo negli anni passati, ci ha permesso oggi di poter arrivare a questo collegamento. C'è l'assessore Ferrero del Comune di Alba, che ringrazio insieme a Massimo Antoniotti della provincia, perché saliamo su un treno e scenderemo all'aeroporto di Casello. Siamo ad Alba, la stessa cosa la possono fare tra mezz'ora i nostri colleghi cuneesi di Fossano, che possono salire su un treno e andare direttamente all'aeroporto di Casello. E questo è importante per Torino, perché in questo modo ha una navetta ogni mezz'ora che in 31 minuti collega il centro di Torino con l'aeroporto, ma è anche importante per il nostro territorio, per le Langhe, per il Roero, per Bra, per Alba, per la provincia Granda, perché innanzitutto è un servizio a chi abita in questa terra e deve prendere l'aereo, ma è anche una grande opportunità turistica, perché ai turisti potremmo spiegare: sali a Düsseldorf, sali a Berlino, sali a Parigi, scendi a Torino, non esci dall'aeroporto, sali di un treno che ti porta ad Alba, nel cuore delle Langhe, che ti fa fermare a Bra, che ti dà la possibilità di essere collegato direttamente. Se uniamo questo al fatto che abbiamo riaperto anche l'Alba Asti, dopo tanti anni, più di 10 anni di attesa, io credo che questo sia un buon momento per questo territorio.